Buon pomeriggio e benvenuti al dialogo tra le righe di quest'oggi, 5 maggio. Data tutt'altro che casuale, tra le numerose iniziative per ricordare il bicentenario della morte di Napoleone, abbiamo il piacere quest'oggi di presentare il nuovo libro di Vittorio Criscuolo, E fu la morte di Napoleone. A fornirci qualche spunto dal libro abbiamo l'autore, intervistato dal suo editor Ugoberti Arnoldi. Ascolteremo poi cosa ne pensano anche due lettori d'eccezione a cui abbiamo voluto chiedere un'opinione. Ma ora lascio la parola a Ugoberti e naturalmente a Vittorio Criscuolo. Grazie. Buonasera, grazie Alessia. Mi spiccio in breve perché abbiamo dei tempi abbastanza contingentati. Oggi è per l'appunto il 5 maggio, il preciso bicentenario della morte di Napoleone. Il professor Criscuolo ha un carnet di ballo oggi di fra televisione e radio che fa invidia a una diciottenne che debutta in società. Abbiamo festeggiato letteralmente 15 minuti fa il bicentenario, Napoleone è morto alle 6 meno 10 del 5 maggio, quindi abbiamo appena girato il momento clou. Prima di cominciare comunque a parlare con l'autore, Vittorio Criscuolo, del suo libro. Come diceva Alessia, abbiamo raccolto due, chiamiamole così, recensioni orali al suo libro. Una la mandiamo registrata, una la mandiamo adesso ed è di Anna Maria Rao e poi in conclusione sentiremo quella di Luigi Mascilli Migliorini. Vorrei partire dal titolo del libro di Vittorio Criscuolo, Ei fu, la morte di Napoleone. Naturalmente in occasione di questo bicentenario del 5 maggio del 1821 si moltiplicano gli interventi, le iniziative e anche le pubblicazioni. Su Napoleone, che già non sono poche, sappiamo che la bibliografia è esterminata. Ma il titolo di questo libro mi permette di mettere subito in evidenza quello che secondo me è uno dei pregi del lavoro di Criscuolo. E fu la morte di Napoleone. Naturalmente il titolo prende a prestito l'incipit celeberrimo, lapidario, ma straordinariamente efficace del 5 maggio di Alessandro Manzoni. Ma Criscuolo dedica alcune pagine alla poesia, ricordando, cosa che non tutti fanno, che prima pubblicazione di questo testo che circolò dapprima manoscritto fu la traduzione tedesca di Goethe nel 1822 e solo l'anno dopo, nel 1823, venne pubblicata a Torino insieme agli Inni Sacri come per tentativo per sfuggire ai rigori della censura. Allora, queste pagine mettono in rilievo, dicevo, uno dei pregi, che è la grande attenzione che Criscuolo rivolge al problema dei tempi, della modalità, dei contesti di circolazione e diffusione delle notizie, delle informazioni. La poesia di Manzoni divenne poi una sorta di modello di impatto emotivo di fronte a un evento considerato epocale, ma collocata nel contesto del 1821 ci ricorda anche le difficoltà di quegli anni e di quell'anno in particolare per la circolazione di commenti su Napoleone.
La circolazione fu clandestina proprio perché quello fu un anno di eventi insurrezionali che colpirono un po' tutte le grandi monarchie europee, o i paesi, dalla Spagna, la Grecia, gli stati italiani, da Torino a Napoli, e quindi l'impatto di un personaggio certamente non dimenticato, ma che in questo modo irrompeva di nuovo sulla scena, apparve come un pericolo. E così Napoleone, che certo non era stato un campione di libertà né un amante di libertà, rischiava agli occhi delle monarchie europee di diventare invece di nuovo l'erede della rivoluzione francese e un modello, un esempio per i moti insurrezionali in corso. Ecco, queste pagine mi sembrano, ripeto, significative della grande attenzione che Criscuolo rivolge volta a volta per i contesti in cui le notizie arrivano. Ma prima ancora, poi diciamo un altro pregio che vorrei rapidamente sottolineare è che prima ancora di entrare nel vivo della descrizione, del racconto dell'impatto della notizia della morte che segue capitolo per capitolo, i lutti, le lacrime vere o finte, per la morte di Napoleone. Prima ancora di questo, Vittorio Criscuolo scrive la vita, prima della morte, la vita di Napoleone, né in questa isola di Sant'Elena, dal suo arrivo ottobre del 1815, in condizioni difficili, un'isola appunto sperduta, condizioni inospitali sia dal punto di vista geografico che climatico, in particolare per la zona dell'isola in cui era collocata la sua abitazione, insieme ad un drappello di persone, di esuli, di accompagnatori, più di 20 persone tra il segretario, gli ufficiali domestici, gli ufficiali con le loro famiglie, tutti un po' costretti a vivere in spazi angusti e poi sorvegliati, controllati, da una parte, diciamo, a svolgere il gioco di una cerimonialità imperiale perduta, dall'altra anche un clima di un po' di noia da riempire con così incontri quasi salottieri, ma anche contrasti, gelosie, pettegolezzi, anche ad esempio sugli incontri di Napoleone con la moglie di uno di questi ufficiali. Insomma, Criscuolo veramente riesce a rendere in maniera quasi scenografica la vita quotidiana di queste figure ricondotte in una sfera di quotidiana, ripeto, umanità normale. Non è più e non è ancora l'eroe Napoleone in questo racconto. E poi l'altra, diciamo, abilità, ecco, di Vittorio Criscuolo è nel fatto che questi personaggi poi sono i testimoni, gli autori di memorie, ricordi, testimonianze che permettono di ricostruire appunto la vita di quei giorni, la malattia, la morte, eccetera. E Criscuolo riesce a guidare il lettore nell'analisi di queste testimonianze, di queste fonti. Sono numerose, a discutere insieme al lettore l'attendibilità di queste fonti. Quindi riesce sempre a fare un lavoro di storico rigoroso, attento alla documentazione che usa e che, ripeto, offre alla lettura, e al tempo stesso una scrittura estremamente fluida, piacevole, che quindi fa del suo lavoro un lavoro veramente di alta divulgazione storica. Bene, grazie a Anna Maria Rao. Come risulta bene anche da quello che lei, questo è un libro, se vogliamo dirlo con un po' in maniera un po' esagerata, che è due libri in uno. C'è una prima parte, 80 pagine, un terzo del libro, più di un terzo del libro, che racconta i circa 5 anni e mezzo che
Napoleone ha trascorso a Sant'Elena una seconda parte, inevitabilmente meno narrativa, ma più intrigante, devo dire, che è la nascita del culto, del mito di Napoleone dopo la sua morte. Cominciamo con Sant'Elena, naturalmente, quando lui, Napoleone, viene parte per Sant'Elena non volontariamente, mi pare nell'ottobre del 1815, un viaggio di 2 mesi, arriva lì per la decisione degli inglesi di tenerlo lontano dal mondo e mettere a tacere la sua voce diciamo farlo in un certo senso scomparire. Oggi a pranzo con mio figlio, io gli raccontavo queste cose e lui molto saggiamente ha detto: ma non facevano prima a giustiziarlo? Perché, come risulta anche da questo libro, e come è facilmente immaginabile, mantenere nelle forme che avevano ritenuto dovute a Sant'Elena Napoleone costava un pozzo di quattrini, perché c'erano le guarnigioni dei soldati, c'erano delle spese, mi pare che si ragionasse di 300.000 franchi all'anno, e quindi sarebbe stato più spiccio disfarsi della persona. E una Norimberga napoleonica non era pensabile. No, non era pensabile, anche e soprattutto da parte poi dell'Inghilterra. Poi d'altra parte un processo in Francia come ribelle era impossibile perché era troppo fragile la monarchia restaurata dei Borbone, quindi questo era impossibile. Poi d'altra parte bisogna anche considerare che Napoleone si consegnò insomma, spontaneamente, lo mettiamo fra virgolette, agli inglesi, quindi era difficile poi eventualmente giustiziarlo quando egli invece si era consegnato con una lettera al reggente, a Giorgio d'Inghilterra, spontaneamente alla generosità dei suoi nemici. Questo sarebbe stato, non ci si è pensato. Si può dire naturalmente che la pretesa di Napoleone di avere dagli inglesi un trattamento generoso era del tutto infondata, era pretestuosa. Intanto la spontaneità di quel gesto è da rivedere tutta, perché non aveva molte scelte Napoleone, o quella di tentare l'imbarco clandestino su una nave che lo portasse verso gli Stati Uniti, qualche opportunità gli fu anche offerta in tal senso. Però questo significava esporsi al rischio di essere catturato come un criminale, questo non era naturalmente dignitoso. D'altra parte a Parigi ormai si era insediato Luigi XVIII, quindi a Parigi non c'era più governo provvisorio, ma sarebbe arrivato prima o poi un ordine di arresto. L'unica soluzione era il suicidio, eventualmente, cui egli pensò, come già nel 14, ma che poi non adottò, quindi a quel punto non c'era altro da fare che consegnarsi agli inglesi, quindi non fu certo una scelta libera. E poi va ricordato che dopo la fuga dall'Isola d'Elba le potenze alleate avevano unanimemente proclamato Napoleone fuori legge, quindi gli alleati avevano dichiarato che essi combattevano contro la Francia e non contro non contro la Francia, ma contro Napoleone. La Francia per loro era legittimamente rappresentata da Luigi XVIII, quindi Napoleone era il nemico pubblico numero uno, un fuorilegge, e come tale davvero non poteva aspettarsi un trattamento diverso dagli inglesi. Lui poi fu molto abile, ovviamente, a rovesciare questa situazione, a presentarsi come martire dell'Inghilterra e ottenne molto successo, perché questo gli suscitò molte simpatie nell'opinione pubblica europea, anche nella stessa Inghilterra. Si assunsero l'onere non leggero di mantenere l'illustre prigioniero, come si sarebbe detto dopo, al confino. È stato un confinato più che un prigioniero, no? Erano le forme anche del confino di polizia al tempo del fascismo, stare in un'isola guardato con libertà circoscritte, lui poteva muoversi solo in un certo ambito, c'aveva le guardie
fuori di casa, eccetera. E lui ha passato lì con una corte non indifferente di persone, per appunto 5 anni in cui molto si è annoiato, capito? Molto si è depresso, però ci sono nelle cose che lei racconta degli aspetti curiosi, la sua attenzione a mantenere una specie di corte delle bambole, no? Cioè una corte piccolina, in miniatura, che però mantenesse certe forme. Poi c'era forse, sembrano quasi dei giochi di società, visti da lontano, gli scherzetti e i dispettucci con la guarnigione inglese, sembrano proprio per passare del tempo. Più interessante era il tempo che lui passava a costruire se stesso, no? A Sant'Elena. Parleremo uno dei punti capitali appunto della sua permanenza in Sant'Elena e della costruzione del mito sono per appunto il memoriale Sant'Elena e la Scases Vergò, a partire da appunti di dialoghi, di monologhi di Napoleone, tra l'altro prestissimo, no? Nel 15 e 16, poi andò via. Dice, lei parla di anche delle vicende di questo libro con risvolti forse avventurosi, no? Nel senso che la Scases se ne va obbligato o è lui che provoca il suo proprio arresto per portare fuori le carte? Non ho capito. La sua versione è molto prudente, però... Sì, perché non, abbiamo, non mi pronuncio naturalmente quando non c'è una documentazione adeguata, però infatti questo è un tema molto discusso nella storiografia. Insomma, il motivo maggiore di sospetto è il fatto che queste lettere che egli consegnò a un servitore mulatto per portarle clandestinamente in Inghilterra erano lettere del tutto insignificanti. La Scases. Questo fra l'altro sappiamo che avevano degli strumenti, dei canali clandestini per comunicare con l'Europa sicuri, che curava in particolare Cipriano. Quindi è strano che per due lettere davvero insignificanti, una a Luciano, una a una sua amica inglese, abbia rischiato di farsi espellere dall'isola. È forte il sospetto che lo abbia fatto apposta. Fra l'altro il figlio non stava bene, c'era una problema di salute del figlio. Poi ripeto, Gourgaud lo accusò chiaramente di essere andato lì solo per scrivere un libro, quindi raccolto il materiale, probabilmente il compito riteneva che fosse esaurito. Quindi io propendo per questa ipotesi, perché poi si è anche detto forse un accordo con Napoleone, ma questo mi sembra meno plausibile, anche perché Napoleone sentì molto la mancanza di La Scases. Bisogna dire che questo gruppo che si raccoglie intorno a lui è abbastanza raccogliticcio. Sono quelli che si trovano lì al momento quando egli è costretto a lasciare Parigi al governo provvisorio, a rifugiarsi sulla costa atlantica, ma è un personaggio di secondo piano, in fondo. Non erano mediocri o anche spinti da interessi molto chiari dal punto di vista personale, ad esempio Montolò. Quindi direi che Napoleone sentì molto la mancanza di La Scases, l'unico con il quale veramente si trovava nella conversazione, che apprezzava con grande gelosia e irritazione degli altri, dei militari naturalmente. Quindi io propongerei per l'ipotesi che La Scases abbia... Fra l'altro c'è anche un'ultima considerazione, alla fine si trovò... Si ipotizzò un accomodamento per cui la Scases a quel punto sarebbe potuto restare, ma egli fu fermo nel voler partire. Quindi anche questo alla fine fa propendere per la tesi della scelta deliberata, naturalmente. Sì, direi di sì. Certo. Posso aggiungere una cosa? Lei parlava degli scherzi con gli inglesi. Qui c'è un episodio che può essere divertente, perché un giorno... Bisogna dire che quando si allontanava dai suoi confini, Napoleone poteva girare per l'isola, ma sempre avendo alle costole, a una certa distanza, l'ufficiale inglese di ordinanza che viveva anche lui lì a Longwood. Un giorno si allontanò a cavallo con Gourgaud a cavallo, seguito sempre dal buon Poplar, si chiamava questo ufficiale inglese. A un certo punto la strada era abbastanza aspra, per cui persero di vista per qualche istante l'inglese. Allora Napoleone ordinò a Gourgaud di spronare il cavallo al galoppo, insomma si allontanavano e spersero il povero ufficiale inglese, il quale cercò disperatamente per tutta l'isola, sapendo fra l'altro che
le autorità sue superiori tenevano molto a che si tenesse sempre d'occhio a Napoleone. Alla fine il povero inglese tornò a casa, ma trovò Turgot e Napoleone che erano già comodamente seduti all'angolo e che l'avevano preceduto di una buona ora. Lui arrivò stanco, accaldato e preoccupato perché aveva perso il suo prigioniero. Quegli scherzi, no, uno scherzo proprio che rivela un po', insomma. Però questa è un'atmosfera dei primi tempi. Diciamo che dal 19 poi l'atmosfera cambia profondamente, sicuramente. Cioè diventa più cupa, Più no? cupa, sì, un po' Detto perché anche per partono. diminuiscono i visitatori, no? Diventa Certo, più. poi l'Hudson Lowe, cioè, certamente è molto più rigido, le visite vengono rigorosamente controllate, fra l'altro con l'obbligo per ogni visitatore di riferire assolutamente tutto ciò che aveva detto e che aveva ascoltato. Poi anche, diciamo, se la colonia si riduce significativamente perché alcuni vengono espulsi, la Scases va via, Cipriani muore, la Montolon, che era stato un motivo di consolazione, comunque di vivacità, diciamo, anche senza festa fede ai pettegolezzi. Nell'ambiente parte anche lei nel 19, quindi la colonia si riduce molto, quindi non ci, anche le serate non sono quelle più vivaci, quando Napoleone si lasciava andare i ricordi, non sono più quelle di un tempo. La salute comincia, fra l'altro, a dare segni di peggioramento, e questo è un altro indizio del declino, insomma, anche fisico, degli ultimi mesi. Una battuta mi ha colpito, che appunto questo povero, non si può dire recluso, comunque questo confinato a 2000 km dalla costa più vicina, che tuttavia continuava a sentirsi imperatore, continuava a sentirsi un uomo della storia, per cui ci sono delle battute, non mi ricordo, rivolte a chi, forse comandante della guarnigione, che dice: tu sarai ricordato solo perché ti sei occupato di me, cioè tu con me entri nella storia, non sei niente, entri nella storia solo tramite me, perché non aveva dubbi di essere l'uomo nella storia, poi aveva ragione, tra l'altro. Sì, insomma, forse con Kesselring e con Bathurst, che in due ministri che nomina, sicuramente no, erano personaggi, però con loro sicuramente loro è rimasto nella storia ed è rimasto con l'etichetta che gli ha cucito addosso, ripeto. Un po' anche pretestuosamente Napoleone, cioè quella del carceriere ottuso e crudele. Allora questa etichetta non è riuscita a togliersela più, anche nonostante i tentativi di storici, anche di eredi, di mitigare queste critiche, ma è rimasta questa l'immagine per sempre. Poi, fra l'altro, ripresa anche in maniera molto caricaturale, per esempio dai film, no? Allora è rimasto questo, è rimasto l'ottuso, sciocco, burocrate, carceriere crudele, insomma, questo aveva Ma vicino perfettamente a ragione. Napoleone, è entrato nella storia come lo Sì, infatti, è stupido. entrato così. Va bene, comunque, dopo questi 5 anni di triste, sempre più triste e malata decadenza, Napoleone per l'appunto muore e la notizia parte per l'Europa. La notizia della morte parte per l'Europa e qui anche questo. Ma a chi non entra, non ha, diciamo, gli occhi fissati nella storia, è stupefacente. Ci mette 2 mesi per arrivare la notizia, 2 mesi per arrivare in Inghilterra. Poi dopo continua, mi pare che negli Stati Uniti arriva alla fine di luglio, no? Comunque da Londra a Parigi ci mette poco, ci mette un giorno, ma da Parigi all'Italia ci mette una dozzina di giorni, se non sbaglio. Tutto questo, al giorno d'oggi fa un certo senso. Non, mi permetto una divagazione, è la mia specialità. Una 15 e forse più anni fa ci furono degli attentati a Londra nella metropolitana. Mio figlio adolescente era a Londra quel giorno con in libera uscita con il college. In cui faceva corsi d'inglese, io appresi la notizia dal computer, avevo aperto la pagina
di Repubblica, l'ho saputo praticamente in tempo reale e gli ho telefonato e lui, che era a 2 o 3 chilometri da dove era successo il fatto, lo ha saputo da me che ero a Bologna. Quindi questo è come se gli abitanti di Sant'Elena avessero appreso la morte di Napoleone da un'informazione che veniva da Londra. Vabbè, questo era come sono cambiati i tempi. L'effetto della morte di Napoleone a me mi ha colpito, e lei fa un'interessantissima, tra l'altro, distinzione fra la ricezione a livello popolare e a livello colto, no? Cioè, le classi alte, diciamo, ricevono la notizia con una certa freddezza, e invece a livello popolare riemerge quello che covava evidentemente sotto la cenere, un autentico culto, che non è ovvio poi, per quello che aveva fatto Napoleone, non è così? Sì, la svolta si ha per quanto riguarda le classi popolari già nel 1815, perché la restaurazione di Luigi XVIII è una restaurazione che vede un regime molto più fragile che nel 1814. È stato un re imposto dallo straniero, che fra l'altro ha comportato una pesante occupazione militare da parte delle truppe alleate. Quindi c'è anche fra l'altro una situazione economico-sociale non semplice, perché c'è carestia, c'è difficoltà per le classi popolari anche nella vita. Questo naturalmente non è imputabile ai Borbone, però inevitabilmente si fece il paragone con gli anni dell'impero, quando in fondo le classi lavoratrici erano in condizioni mediamente migliori. Ma soprattutto, ecco, fu anche un po' il sentimento nazionale, da un lato, che accoglie trionfalmente Napoleone al ritorno dall'Elba. E poi l'altro aspetto è, questo è l'elemento decisivo, il fatto che si sentiva in pericolo l'eredità della rivoluzione. Vedere nella restaurazione, nella Francia restaurata, il ritorno di un cattolicesimo aggressivo, reazionario, integralista, vedere i nobili che riprendevano il posto nella società e pretendevano, molti di essi, no, che il loro orologio tornasse indietro all'antico regime addirittura. Vedeva le persecuzioni che furono effettuate nei confronti anche di tutti quelli che erano stati in qualche modo compromessi con la rivoluzione, con il regime napoleonico, e questo scavò un solco nelle masse della nazione. Cioè, certamente nelle masse popolari c'è una ripresa di simpatia, di ammirazione per Napoleone, che mette fra parentesi gli aspetti liberali del suo regime, che dobbiamo dire non avevano mai avuto molto peso. Questo bisogna dirlo, bisogna ridimensionare. Le critiche di Benjamin Constant, di Madame de Staël, avevano certo un peso importante, ma non toccavano le masse popolari, che badavano soprattutto alle condizioni di vita materiale e poi anche al mantenimento di quell'eguaglianza, di quei principi della Rivoluzione francese, che invece la monarchia restaurata sembrava mettere in pericolo. Quindi dal 15 già c'è questa ripresa di simpatia, di ammirazione per Napoleone, che poi naturalmente si manifesta anche al momento della morte con un profluvio di opuscoli, proprio di matrice anche popolare, non culta, molti dei quali ho cercato appunto di portare alla luce perché mi sembra una testimonianza interessante. Diverso è il caso delle classi colte, delle classi alte, perché evidentemente in quel caso c'era lì certamente l'eredità negativa. Una concezione negativa di Napoleone, illiberale, autoritario, che aveva fra l'altro penalizzato la Francia, cioè, sicuramente, con la sua avventura all'Isola d'Elba. Però, e poi bisogna anche considerare il contesto in cui avviene questo, e la morte cade nel 21, questo lo ricordava opportunamente Anna Maria Rau nel suo intervento. È un'Europa in cui ci sono i moti, la Spagna del Ferdinando VII è stato costretto a concedere la Costituzione dai moti nel 1820, ci sono i moti a Torino, a Napoli, la Grecia in fiamme. Quindi c'è un'effervescenza in Europa che sembrava mettere in discussione l'assetto creato dal Congresso di Vienna, e questo contribuisce molto ad attutire in un certo verso l'impatto della notizia. Però ecco, è una prima sensazione. Poi rapidamente l'emozione si fa strada, e soprattutto poi nel giro di qualche anno la leggenda trionfa nella stessa Francia, insomma.
dove pure questa freddezza si avverte abbastanza, nel momento che anche lontano. Sì, mi colpiva perché appunto a prima vista uno pensa le classi popolari, i contadini, ovviamente che erano anche numericamente la maggioranza nelle società antiche, sono quelli che hanno pagato di più in termini di vite le campagne napoleoniche. La Russia è stato un disastro, no? Leggevo qualche tempo fa in un libro sulle epidemie che la campagna di Russia è stata più che decimata soltanto dal tifo e la dissenteria, no? più che dai combattimenti. È stata veramente una carneficina, le guerre napoleoniche sono state una carneficina, però ha portato anche dei ricordi positivi, evidentemente, in chi l'ha fatta. La domanda che vorrei farle è: ma questo, diciamo così, diffusione di un culto popolare di Napoleone si dava anche, per esempio, in Italia? Perché in Italia c'è stato, abbiamo sentito prima Anna Maria Rau, che sa benissimo, ci sono state delle insorgenze antifrancesi, perché i francesi erano in stati arretrati come quelli italiani, erano la leva e le tasse, per non parlare delle spoliazioni, dei beni, eccetera, che forse ai contadini interessavano di meno. E quindi uno si aspetterebbe che la scomparsa di Napoleone fosse vista con sollievo da quel punto di vista. Sì, questo in una certa misura è vero. Bisogna sempre distinguere. In Francia, in generale, la fortuna di Napoleone ha sempre un rilievo particolare per effetto dell'aspetto nazionale, che ovviamente tocca molto meno gli altre realtà europee. In Francia Napoleone vuol dire la gloria, vuol dire un tricolore che ha trionfato in Europa. Quindi questo anche quando non si esprime in degenerazioni di tipo nazionalistico. Comunque tocca una corda profonda della popolazione francese e questo avviene anche allora, insomma. Quindi, poi l'altro, il tricolore allora era il vessillo che veniva contrapposto ai bianchi gigli dei Borbone, quindi aveva una valenza anche di difesa della rivoluzione. Ripeto, la rivoluzione era profondamente radicata nelle masse popolari per le conquiste che essa aveva garantito. Quindi qui si confondono questi due aspetti in un sentimento che è molto diffuso. In Italia direi di no, perché l'Italia in questo era una condizione profondamente diversa, c'era una frattura tra le classi colte e la massa della nazione che era emersa drammaticamente nel 1799 e che persisteva e che un po' rimase anche lungo tutto il Risorgimento. Quindi il discorso delle simpatie per Napoleone coinvolgeva soprattutto le classi medie, per esempio gli ex ufficiali, gli ex amministratori del regime napoleonico, qualche settore della nobiltà, del patriziato, insomma, come le classi colte, sicuramente gli intellettuali, ma la massa della nazione era certamente estranea a questo ed era ancora legata in larga misura a una visione tradizionale della vita, la religione cattolica, insomma, c'è un'eredità da questo momento molto pesante, che infatti le stesse forze del Risorgimento fecero molta fatica a scalfire, perché come sappiamo il Risorgimento, insomma, in questo fu un moto di popolo sicuramente, ma non fu sicuramente un moto di massa, perché la massa e la nazione rimasero molto spesso estranee al programma risorgimentale, nonostante gli sforzi degli gruppi democratici, naturalmente dello stesso Mazzini, eccetera. Bene, per tornare alla morte, ovviamente, e al titolo di questo libro, la poesia di Manzoni, secondo me, è straordinariamente significativa, perché era Manzoni, che non era certo un filo napoleonico, no? E perché è scritta sull'onda di un'emozione, come lei cita un certo ditirambo, un di pseudo Byron, che viene venduto come una cosa scritta da Byron, tutto in una volta sull'onda dell'emozione della morte di Napoleone. Ora, anche chi gli era avverso, poi anche in anni successivi, penso a Chateaubriand, che è citato più volte da lei, sentiva la grandezza del personaggio, no? Era Sì.
appunto dell'uomo che fa la storia, si è speso la parola, il nome di Prometeo, no? A proposito di Napoleone. Questo diciamo, fa vedere che la specie di politica della cancellazione, di cancel culture, è stata adottata anche adesso in altra maniera, nei confronti di Napoleone, non aveva funzionato. Napoleone, la fama di Napoleone, in un certo senso, riesplode con la sua morte e ancor più 2 anni dopo, con il famoso memoriale di Las Cases, di cui abbiamo accennato alle vicende, esportato quasi clandestinamente da Sant'Elena, pubblicato da questo Las Cases nel 1923, riutilizzando rimbellettando, diciamo così, gli appunti che aveva preso a Sant'Elena, e che è stato un libro celeberrimo, quello perché mio amato Julien Sorel, nel Rosso e il Nero, si nascondeva, mi pare, nella segheria del padre a leggere, ed era il breviario della sua vita, era di una vita che aveva per modello l'eroico, l'energia che era il mito di Stendhal. Ecco, quindi, che tipo di Napoleone, diciamo così, vendeva il memoriale di Sant'Elena? Che tipo di Napoleone propagandava? Perché è un'opera in parte di propaganda, di fatto, no? Sicuramente, sicuramente. Beh, qui dobbiamo dire che io ho cercato nel mio lavoro di utilizzare una pubblicazione recente che ha dato un contributo importante in tal senso. Noi fino a qualche anno fa conoscevamo solo il testo a stampa del 1823, con diverse edizioni dopo, con qualche variante anche, però non conoscevamo il testo originario. Il testo è stato scritto fra il 1821, quando la Scasa si è recuperato dal suo manoscritto, e il 1823. Io avevo lasciato Sant'Elena 5 anni prima, nel 1816, alla fine del 16. E ora il manoscritto era stato trattenuto dagli inglesi, sequestrato appunto nel dicembre del 16. È stato trovato da poco alla British, da qualche anno ormai, alla British Library di Londra, una copia del manoscritto originale. Quindi per la prima volta adesso abbiamo potuto confrontare il testo del 1823 e il manoscritto originale. E questo ci ha consentito di cogliere meglio il lavoro fatto dalla Scassus, di capire che la Scassus ci ha messo molto nel memoriale. Intanto è molto più voluminoso del manoscritto originale, ci sono aggiunte. Ma poi spesso abbiamo visto che egli rielabora le cose già, gli appunti presi, probabilmente attribuisce a Napoleone frasi che egli non ha pronunziato, e quindi certamente c'è un ruolo notevole in Las Cases nel manoscritto, nel memoriale a stampa, rispetto agli appunti originali del 1816. Quindi qua si pone un duplice ordine di problemi, naturalmente. Innanzitutto, abbiamo detto, Las Cases è sicuramente ci mette molto del suo e scrive un'opera di propaganda. Ecco, ma il problema di fondo è questo: in che misura il Napoleone presentato dal memoriale risponde a una strategia dello stesso Napoleone, o invece un'elaborazione di Las Cases negli anni 21, 22, 23, in una situazione politica diversa, in cui Las Cases si pone anche il problema di sostenere il movimento bonapartista, di appoggiare anche la dignità e le pretese della legittimità della dinastia napoleonica, che era ancora l'erede, il figlio, anche se prigioniero a Vienna, come Napoleone II. Quindi è un disegno politico ben preciso da parte di Las Cases, ma questo in che misura, ecco, è fedele alla volontà di Napoleone, e in che misura invece aggiunge del suo, quanto aggiunge? Questo è difficile dirlo. Certamente molte frasi celebri del memoriale non si trovano nel manoscritto originale. Che fortuna, che romanzo è la mia vita. Io sono il messia della rivoluzione. Sono frasi che, ripeto, non si trovano nel manoscritto originale, possiamo imputarle come quelle in cui si presenta un Napoleone addirittura anticipatore dell'unità europea, dell'unità monetaria dell'Europa. Ecco. Però possiamo dire, quest'idea di presentare un Napoleone fautore degli ideali di libertà e di nazionalità, quindi antitesi
all'Europa della Santa Alleanza e del Congresso di Vienna, le potenze che reggevano l'Europa della Restaurazione. È sicuramente abilmente messa insieme dalla Scases, però io direi che non tradisce la strategia di Napoleone, la sviluppa, la rende più efficace, dà anche, come dire, una sua unità, una sua omogeneità a questo progetto politico, a questa immagine politica, ma è un disegno che Napoleone aveva già concepito, almeno a partire dalla sconfitta russa, ne abbiamo una testimonianza nei resoconti del viaggio in slitta con Caulaincourt, precipitosamente. No, il ritorno precipitoso a Parigi, poi durante i 100 giorni, quando non dimentichiamo all'atto addizionale costituzione dell'impero, fa una svolta liberale nella sua politica interna. E poi naturalmente anche tutte le testimonianze di Santelmo mostrano Napoleone che tende a sottolineare il suo rapporto con la rivoluzione, a porsi come erede della rivoluzione, a dire che in fondo i caratteri autoritari dell'impero erano stati obbligati, erano stata una necessità, occorreva combattere l'Inghilterra, era stata, questa è una pretestuosa naturalmente motivazione, ma lui dice che l'Inghilterra l'aveva costretto a riprendere i metodi del terrore in qualche modo, comunque di un regime forte, autoritario, ma egli invece avrebbe voluto, no, dare la libertà, lo avrebbe fatto se l'Inghilterra non si fosse ostinata a combatterlo fino alla fine. Questa immagine, ripeto, è già nel pensiero di Napoleone, a Santelmo emerge da molte testimonianze e emerge anche dal memoriale. Quindi direi che in questo è in buona misura fedele a una strategia napoleonica, anche se, ripeto, la Scases ha il merito di averla elaborata con grande efficacia e con grande anche attenzione al momento politico in cui pubblica il memoriale, cioè il 1923 sostanzialmente. Dunque, per canali riservati mi vengono fatti gestacci perché stiamo andando verso la fine e dunque mi accontento di terminare con una domanda credo inevitabile oggi, anche se avrei potuto desiderato parlare di qualche cos'altro, ed è appunto questa follia della cancel culture, cosiddetta, che ha investito oggi Napoleone per genocida sessista, quanto di peggio si possa immaginare, che è anche in un certo senso una proclamazione di fame, che è successo anche a Cristoforo Colombo, no? Sì. Quindi in certo senso il mito di Napoleone continua, cioè, incappa in qualche problema e lei come commenterebbe questa cosa? Ma questo è un po', prego. No, questo è Spero un po' un... male. No, questo è un segno dei tempi, nel senso che viviamo in un tempo in cui si tende a portare tutto al presente, a perdere il senso della distanza nei confronti del passato. Quindi accusare Napoleone di, per esempio, della sua posizione nei confronti delle donne, che certamente non è una posizione favorevole, la donna era sottomessa al marito e al padre nel codice civile. Lui, anzi, a questo riguardo, se ho un minuto, si può citare un aneddoto forse divertente da questo punto di vista. Siamo negli anni del direttore, lo riferisce Madame de Staël. A un certo punto Napoleone sente una signora che parla di politica. Allora le si pianta di fronte con un fare, insomma, deciso come un generale prussiano, dice la Staël. E le dice: signora, a me non piace che le donne si interessino di politica. La signora risponde con molta arguzia: voi avete ragione, ma in realtà in un paese in cui si taglia l'oro alla testa è almeno naturale che vogliano conoscere il perché. Questo è l'episodio. Quindi certamente Napoleone non era favorevole. D'altra parte aveva anche la mania di combinare matrimoni per tutti, la sua famiglia, i suoi generali. E combinò una serie di disastri enormi da questo punto di vista. Vedi il matrimonio fra Ortensia e il fratello Luigi, che fu un autentico disastro. Questo è vero, però ecco, non Così possiamo. cosa ha detto? Non ho sentito, parlava di Maria Luisa. Matrimonio fra Ortensia e di Ah. Beauharnais e Luigi, il fratello Luigi, che fu un autentico disastro. Ma lui aveva la mania di combinare i matrimoni, anche Ma anche il suo all'epoca. stesso, anche il suo Sì, anche stesso, i suoi, Maria Luisa. se li poteva gestire. Ad esempio, nel testamento, indicò a Marchand, il valletto, lui effettivamente sposò la figlia di un generale dell'armata, quindi aveva la mania di combinare i matrimoni. Litigò per questo col fratello, per esempio con Luciano. Cioè, vabbè, comunque, a parte questo, poi, ecco, non possiamo caricare a Napoleone, non possiamo imputare a Napoleone
condannava Napoleone in nome di una sensibilità per i valori dei rapporti di genere, eccetera, eccetera, che evidentemente appartengono al nostro tempo, ma non a quello, evidentemente, che è un'altra, una realtà completamente diversa, in cui anche, per esempio, il voto femminile non era assolutamente all'ordine del giorno, ecco, voglio dire, quindi è uno. Dura lo schiavismo, ma Napoleone non era schiavista, era un illuminista di formazione settecentesca, aveva letto appassionatamente Rousseau, non era favorevole alla schiavitù. La decisione del 1802 fu una decisione contingente, in qualche modo obbligata, era alleato della Spagna, potenza schiavista, le colonie inglesi, c'era la schiavitù, lo zucchero era un prodotto fondamentale per l'economia, occorreva intervenire in questa, ed è una decisione realistica nelle condizioni. D'altra parte, poi durante i 100 giorni abolì la schiavitù nelle colonie, quindi caricare questo a Napoleone è davvero in qualche modo anacronistico. Ripeto, è un po' un segno dei tempi. Non, oggi purtroppo la società di oggi vive un eterno presente e fatica a misurarsi col passato, a porre il passato nella sua realtà, nel suo contesto. In questo modo non comprende il passato e purtroppo, ahimè, cosa anche più grave, non comprende neanche il presente. Questa è una triste conclusione. Bene, professore, purtroppo abbiamo finito con mio dispiacere questo incontro. E quantomeno il tempo che ci era dato, concludiamo ascoltando l'opinione di Luigi Mascilli Migliorini, che, siccome noi siamo dei cavalieri antichi, ricordo che ha appena pubblicato un libro sull'ultima stanza di Napoleone, è uscito la settimana scorsa. Il libro di Vittorio Crescuolo è un libro molto bello, scritto molto bene e anche molto originale. Se dovessi dire, a dispetto del suo titolo, il titolo è I Fu, quindi riprende proprio l'incipit famosissimo, ripetuto da centinaia di migliaia di scolari in Italia, della poesia di Manzoni. Ecco, io credo che questo libro sia la migliore e più completa smentita dell'I Fu manzoniano. Perché dico questo? Perché nella poesia, bella, importante, che coglie anche molti aspetti significativi di quella che è stata l'età napoleonica, che è stato soprattutto Napoleone, c'è, e lo si vede dall'inizio, questa cosa tombale, e I Fu, tutto è finito. Sembra, insomma, che Manzoni ci voglia dire che una volta che Napoleone è morto, quasi smarriti, tutti quanti ci rendiamo conto che nulla potrà più accadere. E invece Vittorio Criscuolo ci racconta molto bene come, proprio a partire da questa frase così tranchant, così terribile, tutto cominci a succedere. E devo dire, avendo anch'io qualche volta lavorato anche su questi anni dell'esilio di Sant'Elena, che mi ci riconosco perfettamente. In qualche modo io considero Sant'Elena, e dopo aver letto il libro di Vittorio Criscuolo ancora di più, considero Sant'Elena una sorta di morte giovane. La morte giovane, come sapete, è quella che è cara agli dèi, cioè quella che sorprende gli eroi nei loro momenti migliori, in una giovinezza che non è toccata dalla vecchiaia, dal decadimento fisico, talvolta anche morale, intellettuale, e quindi è un dono prezioso. Napoleone muore a Sant'Elena abbastanza giovane, 51 anni erano un'età ragguardevole per quell'epoca, ma non proprio ragguardevolissima, e anche non dobbiamo dimenticare che ci arriva a 46, che era anche di meno. Quindi non è proprio una morte giovane nel senso tecnico, direi, della parola, però è una morte giovane perché sottrae Napoleone da tutti gli insulti del tempo. Noi non sappiamo questo Napoleone come sarebbe invecchiato in maniera accidiosa, imprecando contro le grandi potenze che lo tenevano segregato non 5 ma 10 ma 15, 20 anni. Avremmo saputo della sua malattia che durava un tempo interminabile e che ne corrompeva, per così dire, l'immagine del grande condottiero. Non sappiamo nulla. Quello che sappiamo è che egli muore nel pieno di una dimensione eroica. L'uomo che è stato, per così dire,
che ha perso la sua grande battaglia, che è anche la battaglia della rivoluzione, lo spiega bene Vittorio proprio nelle primissime pagine, quel tema del moderno Prometeo, che anch'io considero una parola chiave, un modo chiave per raccontare Sant'Elena, e poi viene l'Europa romantica e di quest'uomo intatto, di questo uomo, tra virgolette, morto giovane, fa quello che il libro di Vittorio Riscuolo spiega molto bene. Immettendoci quindi non solo nell'età napoleonica, non solo negli anni di Sant'Elena, ma direi soprattutto nell'Europa dopo Napoleone, quell'Europa che in qualche modo Manzoni, che scrisse in 3 giorni quelle fu, vedeva solo sbigottita e che in realtà si trasforma in un'avida consumatrice di mitologie napoleoniche. Lo sappiamo dalla letteratura, ma qui in questo libro ci sono delle pagine molto belle che riguardano non solo e non tanto la scoperta anche di scrittori minori da quelli che normalmente invece ci vengono in mente, Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, non solo francesi, russi tanto, ma devo dire c'è quel capitolo dedicato alla rappresentazione artistica che è molto intrigante, intanto perché noi ne sappiamo parecchio, perché quando si vanno a vedere le immagini di Sant'Elena si vede che quel famoso profilo di Napoleone che guarda l'oceano come se guardasse l'infinito, non sappiamo se è un infinito del futuro o un infinito del passato, di ciò che è già tutto trascorso, ma è certamente immenso, sono già degli anni 20, quindi proprio a ridosso della fine di Napoleone, e durano per tutto l'Ottocento, e poi è un'icona che viene utilizzata anche in chiavi naturalmente completamente novecentesche nel XX secolo. Quindi un Napoleone che vive, non sopravvive, ma vive di una vita autonoma rispetto, per così dire, alla sua stessa storia nel corso di tutto il XIX secolo, animando pensiero politico, animando immaginari narrativi, immaginari artistici, in una forma, ecco, vorrei anche qui così arrivare ad una conclusione che è un po' anche nelle corde del libro di Vittorio Criscuolo, ma sul quale io credo si possa continuare a discutere a lungo. In qualche modo, in una certa fase, Napoleone è divisivo, crea nell'Ottocento europeo partigiani e acerrimi nemici, ma il mito, se di mito si vuole parlare, cioè diciamo la costruzione di immaginario che egli lascia in eredità e che viene appunto sviluppata nei decenni successivi, a un certo punto mi sembra creare, l'immagine non è elegantissima, ma la uso così andando verso la chiusura, un bolo, una grande, gigantesca matassa di senso iconico dentro la quale alla fine ci ritroviamo tutti. Oggi abbiamo delle polemiche talvolta un po' ingenerose sul Napoleone misogino, sul Napoleone schiavista. Queste non intaccano quella dimensione iconica dell'immaginario napoleonico che è nata lo stesso giorno, 5 maggio del 1821, e che noi ritroviamo intatta e arricchita da 2 secoli di lavoro su di essa. Bene, grazie a Luigi Migliorini, grazie a Anna Maria Rao e grazie prima di tutto a Vittorio Criscuolo per aver scritto questo libro che è veramente, veramente piacevole da leggere e interessante. Ricordo che diciamo, le nostre cose napoleoniche non sono finite qui, abbiamo fatto anche un altro genere, cui discuteremo la settimana prossima, che è Andare per l'Italia di Napoleone. L'avete visto passare la notizia nella linea continua e dunque intervenite numerosi, come si dice. Grazie e arrivederci. Grazie a lei, dottor Berti, e anche a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa. Grazie.